po' di... Chiudo io, scusa. Il nostro viaggio comincia con Ulisse seduto sugli scogli. È una nostalgia che lo fa impazzire. Sai come quando senti un peso sul petto che non ti fa respirare. Ecco, lui è lì, seduto, sulle rocce, di fronte ad un mare che sembra fatto di specchi frantumati, con il sole che sfarfalla bagliori accecanti a ritmi velocissimi, lucida discoteca in pieno giorno. Lassù, due gabbiani scintillano di un bianco metallico, tutto intorno una strana luce luminosa avvolge tutta l'isola. E lui è lì, seduto, con piccole contrapiatture. Sentiamo! Si sentono preziosi, super preziosi, provenienti da luoghi inaccessibili. Vediamo sotto, su! Spesso in cucina c'è una scatola di cereali. Ma la dispensa è troppo in alto, io non ci arrivo! Allora dimmi, dimmi cosa c'è sopra il termosifone. C'è una finestra con due piante molto verdi sul davanzale. Raccontami, raccontami tutto quello che vedi dalla finestra. Allora, la strada è bianca, perché durante la notte è nevicato. Sugli alberi ci sono uno, due, tre, quattro nidi di gazze. Un uovo lascia l'impronta delle scarpe sulla neve fresca. E una signora sta trainando il carrellino della spesa con grande difficoltà. Porta signora, si faccia coraggio, fammela. Grazie. Mi nomini un po' gnocchi. Un po'? Guarda. Gnocchi. Testoni, asini, zucconi. E poi, il problema non sono mica loro, eh. Il problema sono i genitori. È il peggior gnocco che esista al mondo, per loro è tutto intelligentissimo, bellissimo, sembra deciso, te lo dico io, gnocchissimo. E poi ci sono invece dei genitori che non mi valorizzano, ragazzi, no? Ce l'avete presente? Allora, è brutto una trappola, no? Che la mamma a un certo punto lo manda via e non mi vede che quella trappola da grande mi diventa un cigno, non me lo valorizza, non mi vede il potenziale, chiaro? Che c'hanno i bambini, no? Magari da grande saranno, lo so, degli scienziati che mi danno sulla luna. Come si chiama lei? Io volevo presentarti una nuova possibile collaboratrice sì, che dà tutto il suo tempo libero per Eolo. Ah, bene, dopo me la presenti. Bella, Mario. Bene, bene, piacere. Eccola qui la Giuliola. Ciao Giuliola. Ciao Mario. Siamo qua tutti. Lei è la nuova organizzatrice di Lunegnac. Ma è bellissimo vedere che ci sono delle cose nuove. Non i soliti vecchioni di 90 anni. E belle ragazze, brave.
Poi stamattina mi sono svegliato. Stavo parlando della tua amica strana che parla in modo rinascimentale. Ah, non c'è più. Non c'è più. No, non c'è più. Si fa rivedere ogni 3 anni. Detto così non è bello. Non c'è più. No, perché c'è, viene e va via. C'è un po' di affinità con la maestri, eh? C'è dell'affinità con la maestri. Qui abbiamo il maxi direttore, buongiorno direttore. Il maxi direttore. Mario che fa il reportage. Il reportage. Buongiorno, buongiorno. Se avete Flavio Tosi, voi da quelle parti. Se avete un po' da dire. Bene, qui abbiamo anche un extracomunitario, buongiorno, c'è ancora qua, buongiorno. Noi sì che li accogliamo. Ho risposto a un casting, cioè una roba di quelle che Cipollino! Quanti anni fa c'era Cipollino? 25? 25. Adesso vogliamo il signor Bonaventura, eh? No, basta. No. No, io mi metto in. Silenzio. Pubblico dei bambini, degli abbonati, il pubblico che segue la Casa del Teatro e che è ansioso di vedere il nuovo spettacolo di Emilio Olivia che comincerà tra pochissimo, pochissime comunicazioni prima dell'inizio. Vi prego di controllare se avete spento i vostri telefoni cellulari, se non l'avete fatto vi invito a farlo ora, anche perché abbiamo la brutta abitudine di controllare sempre tutto durante lo spettacolo, ma abbiamo anche degli schermi molto luminosi e nella gradinata sono subito visibili, quindi vi sgamano immediatamente, è meglio che li spegnate così non farete brutta figura. Alla fine dello spettacolo però ricordatevi di riaccenderli, così potrete andare a visitare la pagina Facebook della Casa del Teatro e cliccare mi piace. Volevo informare tutto il pubblico che stiamo preparando per conto della città di Torino in occasione dell'Expo che, come sapete, tra pochi giorni inaugurerà vicino a Milano. Stiamo organizzando una manifestazione che si svolgerà ai primi di agosto, dall'1 al 9 agosto, e si intitolerà, è dedicata al mondo dei bambini, infatti si intitola The Children's World, ed è un titolo internazionale dato che è all'interno di una manifestazione internazionale. E ci saranno moltissimi spettacoli che non si svolgeranno qui ma si svolgeranno in centro città
in piazza Carignano, in piazza San Carlo e al Teatro Carignano, che come sapete è anche il teatro storico più bello di Torino. Ci sarà anche quindi l'occasione di visitarlo, ci saranno molti spettacoli che vengono da paesi stranieri, dalla Cina, dal Giappone, dalla Romania, dalla Russia, dalla Francia, dal Belgio e forse anche da qualche altro paese che in questo momento mi dimentico. Ci saranno moltissimi appuntamenti gratuiti, gli spettacoli al Teatro Carignano invece avranno un biglietto d'ingresso. Wow.